Liquami che fuoriescono dai tombini con allagamenti della zona, cattivi odori e disagi per i residenti. Siamo in strada San Girolamo dove i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema sui tronchi della fogna bianca e nera. È un'attività che dobbiamo fare necessariamente in sinergia con il comune perché si tratta di fogna bianca e di fogna nera. La prima segnalazione risale a un mese fa, ma l'intervento di Acquedotto Pugliese non è bastato a risolvere il problema che si è riproposto una settimana dopo. Ora gli operai stanno procedendo con la disostruzione e anche con delle video ispezioni per capire se ci sono delle connessioni tra le condotte delle due fogne bianca e nera o il crollo di una delle due. Dopo questa indagine si capirà se sarà necessario intervenire con uno scavo. Stiamo facendo un'attività di pulizia preliminare, poi faremo delle video ispezioni, inseriremo una telecamera nella rete di fogne che ci serve per capire se ci sono dei crolli e dei guasti, dopodiché se ci sono chiaramente dei crolli della tubazione dovremo intervenire con dei lavori scavando e aprendo, arrivando sulla rottura e quindi riparandola.